Eccoci qua, bentrovati anche oggi. Buon giovedì a tutti, bentrovati allo show. Occhio, perché oggi abbiamo un puntatone. Vabbè, inutile che vi dica niente, perché vedete già nell'occhiello che per sotto la banda nera del vostro bellissimo televisore abbiamo niente di meno che una masnada di miei amici che fanno musica. Sono pazzi, oggi è un puntatone, quindi alzate il volume del televisore, mandate a letto i bambini e togliete ori e gioielli da casa, ecco, perché bravo, questi fanno roba. Little Tavern! Andrea, mon ami! Ma guarda, guarda. Complimenti. Allora, guarda, Andrea, volevo solo dirti una cosa. Sì. Oggi, secondo me, sì, tu raggiungerai l'apice. Raggiunto l'apice come presentatore. Guarda, i casi sono due. O raggiungeremo l'apice oppure mi mettono in gabbia. Prevede tu, è come se avessi fatto Sanremo. Esatto, oggi. Hai l'ospite per eccezione. Questa qua sarà la puntata, secondo me, più intelligente che tu hai mai fatto nella tua vita. Parleremo un po' della Montalcini, di Rubbia, di questa roba qua. Certo, immagino, no? Cioè. Infatti la cosa interessante è che tu pensi che noi siamo in studio, ma non la manderemo mai questa puntata. Ah, no, sto scherzando, no, non è vero. No, come ho detto alla mamma di guardarmi. No, la mamma ti vede. Come? Perché oggi è giovedì 27 settembre. Anzi, no? Tra l'altro, facciamo una cosa. Ecco, saluta, bravo. Guarda, sei già inquadrato, saluta la mamma. Ciao mamma, ciao. Bene, guarda che bello che è. Allora, ci sono dei personaggi, ragazzi, anche inquietanti. Non ho un filo di magro, guarda qua. No, quello è impressionante. Tra l'altro, vedevo che tu hai di fianco questa cosa, non so, cioè lui è il tuo maggiordomo. Cos'è? Lui, allora, sì, dopo ti spiegherò, lui adesso è diventato rocker numero 2 di Correggio. Lui. Infatti, e lui è quello che mi detergerà dal sudore, guarda. Esatto. Oh, caspita. Bene, bis. Allora, ho detto al signore a casa bis, bisogna che mi fai un'altra volta. Perché, bravo. No, ma è straniero. Bene. Lui è straniero. Lui, facciamo un applauso. Lui è il maggiordomo Trixie. Guardalo lì. Un sorriso inquietante, non vorrei mai trovarlo a ore notturne da solo in un vicolo. Perché è il classico Andrea, sorriso a due denti. Sì, beh, certo, infatti. Gli ho regalato. Anche perché mi hanno spiegato che il minimo sindacale per fischiare è avere tre denti, quindi lui non fischia. No, non fischia. Ah, infatti, no, gli ho regalato capire. Il filo interdentale, mi ha detto, ma cosa lo usa a fare? Allora, roba, bene, salutiamo tutti i miei amici. Guarda, inquadriamo in ordine proprio lì. Sul divano abbiamo niente di meno che Chicco Montelzano, ecco, ciao, l'ho detto Montisano, scusa, facciamo un applauso, pardon, sax, poi Simone Perzoli trombone, Corrado Terzi sax, Polly Johnson alla chitarra, ciao. Tony Panbianco al contrabbasso, ma anche nella cella frigorifera dello studio, perché l'abbiamo messo in un angolo, e Leo Torricelli alla batteria. Loro sono Little Tavern, oggi con noi da Gavami Show, che tenteranno un esperimento. Bravissimo. Allora, quando ci sono dei gruppi, insomma, così numerosi, spesso e volentieri si ricorrono a quei mezzucci televisivi che sono tipo l'half playback, full playback. Invece loro oggi in puntata suoneranno tutto live, ok? Così in diretta. In diretta. E come hai potuto vedere, Andrea, sì, anche a livello estetico, penso io di avere il gruppo più brutto che c'è in Italia. Eppure io ho un pubblico femminile che apprezza a prescindere. Ma lo sai perché? Così risalta molto il cantante. Ah, hai capito. Quindi è quella storia tipo usciamo in tre, due amici brutti, perché io non sono un granché, ma le ragazze guardano me. Hai complimenti, lavorato bene, bravissimo, fantastico, bene. Allora, dunque, cosa c'è? Abbiamo suonato il campanello, cosa c'è? Io non l'avevo mai pensato. Certo, perché tu ascolti ancora Natalino 8, Natalino 8. Ho un sassolino nella scarpa, ai. Perfetto, allora, occhio, perché adesso, tanto per così capire, insomma, vabbè, Taver lo conoscete, però abbiamo delle immagini che a livello cinematografico fanno anche il suo perché, insomma, ha avuto un cameo, chiamiamolo così, importante a Radio Freccia, perché insomma tu sei di Correggio, sì, tu e Liga siete praticamente così. C'è l'ho reso celebre io, Ecco, raccontami un po' di questa roba. Praticamente qua, questo è Radio Freccia, girato nel 1998, questo bel ragazzo così vestito da Gian Duiotto sono io, e mi ricordo ancora quando Liga mi disse... Mi chiamò di tal, avrò bisogno di uno che faccia il deficiente. E lui, tu hai detto presente. No, io ho detto, cosa devo fare? Ecco, bravissimo, mi hai già capito. A me serve un deficiente, tu lo fai molto bene, domattina vieni che registriamo. Perfetto. Questo qua è tutto buono alla prima, vedi? Ah, bravo. Senza neanche ripeterlo due o tre volte. Allora, questa cosa qui però ha fatto partire poi un trip clamoroso, dove ho scoperto che ti chiamano, cioè non solo con la band, ma i matrimoni a fare questa roba. Ho passato per diversi anni. Sì. Essere proprio invitato a fare lo sketch del matrimonio, ovviamente sorpresa dello sposo o della sposa, certo, dove io arrivavo, facevo la scena del film
mi pagavano anche profumatamente. Esatto, no, lo dico perché lui poi ai matrimoni lui viene pagato in frizzantino, perché sì, non è che fa la fattura di piedi, fatto quello. Guarda che pacco che avevo anche, guarda. Che avevi, che hai usato bene, hai coniugato ecco, bene, bravo. Perché poi col tempo si restringe. Una involuzione. Si restringe. Senti, allora, tentiamo questo esperimento oggi, quindi da casa alzate il volume del televisore, come avevo detto, perché insomma li abbiamo tutti qua e suoneranno dal vivo e quindi partono subito con un pezzone sì, che è Fiatella All Night. Te lo spiega adesso o dopo vuoi? No, spiegalo adesso che poi magari dopo ci, okay, dopo ci oscurano, perché, esatto. Praticamente questo è una prova che ho voluto fare. Sì. Cioè, ho fatto per 7 giorni a settimana, quindi praticamente tutti i giorni, sono stato a letto con delle ragazze diverse. Ah, bravo! E volevo vedere se com'era il risveglio. Ti è costato un botto quella settimana lì. Bella questa! Guarda, e, è stata bella. Sei un grande Andrea. Ma piantare che poi ci credo da casa. Vabbè, e quindi? Quindi ho voluto provare. Sì. Per vedere il risveglio di tutte le ragazze com'era, nel senso, perché loro sono abituate a vedere Beautiful, 100 vetrine, la schiava Isaura, vivere, dove la mattina si slinguazza, dimenticandosi che la mattina il fiato è pestilenziale, ma non solo il nostro, di tutti, anche loro. Certo, quindi ho voluto fare il pezzo dedicato a loro che si chiama 1, 2, 3, 4, 5, Fiatella All Night. Complimenti, bravo. Allora dai, tutti in postazione, facciamo oggi questa prova, Andrea. Special guest abbiamo Little Tavern, eccolo qui, perfetto, hey. Guarda che roba, hey. Ok, un bel applauso, partiamo! Ti svegli al mattino con un bel sorcio in bocca, il fiato è assai pesante, mamma mia, ma chi ti tocca? Ti avvicini alle mie labbra facendo la lasciva, oh baby, quasi quasi io mi metto in aspettativa, oh baby baby scusami, oh baby baby perdonami, tu sei buona, tu sei cara, sei pure molto bella, hey, ma il tuo problema è la fiatella. Lo so che il tuo caffè ti rende vigorosa, ma il bacio non lo voglio, no, 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 dolce mia amorosa. Quello strano tuo sapore di fiato e caffeina, e mi ricorda tanto, sì, quello dell'officina. Oh baby, baby, scusami, oh baby, baby, perdonami. Tu sei buona, tu sei cara, sei pure molto bella, hey, ma il tuo problema è la fiatella, hey, saxofone, hey. Fuori a farci una chesada, il bacio non lo voglio, no, 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 non lo voglio nada. Quello strano tuo sapore, baby, di cipolla e peperoncino, mi smorza l'appetito, sì, quello del bacino. Oh baby, baby, scusami, oh baby, baby, perdonami. Tu sei buona, tu sei cara, sei pure molto bella, hey, ma il tuo problema è la fiatella. Meraviglia, standing ovation. Bella All Night, complimenti, accomodatevi. Ma porca miseria, sai che hai ragione però. Dimmi cosa. Cioè quello che hai scritto nella canzone che canti in realtà è vero. È vero. E pochi cantanti, soprattutto pochi rocker, anche quelli impegnati, hanno il coraggio di dire. Ma io te l'ho detto, Andrea, bravo. Questa è una puntata dove pullula la cultura. Questa è una puntata culturale. C'è qualche RC un programma
che si basa sulla cultura, non beh, so. Insomma, che... parecchi, tra l'altro, hanno un sacco di successo. C'è storia dei libri, non e so. E mi sto ancora chiedendo per quale motivo io. E mi hai chiamato io. Ti hai chiamato tu perché? Di loro, guarda, veramente. Cosa c'è? Che bravi! Oh, avete convinto anche la signora a casa, quindi va benissimo. Signora, saremo allora, a casa sua. Dunque, attenzione perché abbiamo una seconda parte scoppiettante, oggi puntatone, sicuramente andrà a finire proprio negli annali anche del sito internet di TRC, questo è un puntatone. Allora, nella seconda parte avremo Little Tavern in un'altra veste e soprattutto, insomma, ci saranno altri pezzi, la terza parte arriveremo Pensa a te, poi a un certo punto tenteranno un esperimento, quindi guardate che è veramente una puntata eccezionale, rimanete con noi. Noi ci fermiamo un attimo, ma vorrei chiudere, se ci riusciamo, inquadrando, guarda, il tuo maggiordomo effettivamente è qualcosa di impressionante, riusciamo ad arrivare in un primo piano su di lui, no, guardate, è nettamente impressionante. Lui è il nostro guru. Esatto, mi date un adesivo suo? Sì. Quando? Io poi ti racconto l'aneddoto su Trixie e Liga. Ah, ok, dopo. Molto bene, allora con questa immagine direi va. Truce, io chiuderei la fascia e soprattutto scopriremo nella seconda parte chi c'è dentro di lui che lo anima per muoverlo. Molto bene, ci ritroviamo fra poco, sempre qui ad Aghe Barbie Show.